Ciao ragazze, in questo video vi mostro i pacchi che ho ricevuto nell'ultimo periodo. Sono stata un po' sommersa dai pacchi, alcune cose però le ho già aperte perché io sono troppo curiosa, lo sapete, quindi a volte cerco di resistere, altre volte invece purtroppo cioè non ce la faccio, quindi apro tutto subito. Parto da questo primo pacco di Pixie, ne ho ricevuti due, partiamo dal primo. All'interno ci sono un po' di prodottini di skincare per la cura del viso. Alcuni li ho già provati, altri li ho semplicemente provati un paio di volte, alcuni li ho testati un pochettino di più. E no, ho provato tutto, sì, ho provato tutto. Da cosa partiamo? Direi di partire da questa maschera ossigenante e illuminante. Questa è una maschera da utilizzare due volte a settimana. Io in realtà da quando l'ho ricevuta l'ho utilizzata soltanto un paio di volte, e non due volte a settimana, quindi una volta a settimana l'ho utilizzata ancora poco perché ho diverse maschere aperte, quindi sto finendo le altre. Comunque non mi dispiace per quel poco che sono riuscita a provare. È una maschera con una consistenza simil gel trasparente, che poi sul viso diventa quasi schiuma, è da tenere in posa qualche minuto, si sente leggermente solleticare la pelle del viso e poi si va a risciacquare con acqua tiepida. È una maschera che si può tranquillamente utilizzare prima del make up, prima di un grande make up, proprio perché va a pulire per bene tutta la pelle e va a prepararla poi per tutto, insomma, tutto il trucco che dobbiamo metterci. È molto 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 carina. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto davvero tanto è questa acqua, questo spray illuminante di Pixie, sempre ovviamente, con olio di argan. Questo si può utilizzare sia sul viso, sia sul décolleté, ma anche sui capelli. È proprio uno spray illuminante che va a rinfrescare un sacco, specialmente in questo periodo. Adoro gli spray, adoro utilizzarli. Questo lo applico sia da struccata, se era truccata, se voglio semplicemente il viso un po' più fresco, rinfrescato e anche leggermente luminoso, vado semplicemente a spruzzarla sul viso, anche appunto se non ho trucco. Invece se voglio far durare un po' di più il make up, o comunque se voglio sempre tenermi fresca e un po' luminosa, vado a spruzzarlo anche sopra il make up. Lo utilizzo tantissimo anche sui capelli, me lo spruzzo anche più volte al giorno, perché fine è semplicemente un'acqua, uno spray, quindi non vado a appesantire i capelli, lo spruzzo a una certa distanza perché rende i capelli molto freschi, molto profumati. Questo profumo di pulito, di fresco, cioè mi piace proprio, e poi rende proprio le punte anche belle e luminose, quindi lo utilizzo tanto sui capelli. E gli ultimi due prodotti di Pixie di questo pacco sono questi due sieri. Abbiamo il siero illuminante da utilizzare la sera prima di andare a dormire, si può tranquillamente utilizzare tutte le sere, dopo ovviamente essersi struccate e aver messo la crema idratante e quant'altro, ed è un siero illuminante. In realtà sono tutti prodotti per donare luminosità al viso. Poi abbiamo il siero con olio di gelsomino. In questo si utilizza sia la mattina che la sera, e anche questo va a donare più lucentezza, più luminosità alla pelle del viso. Quindi se avete la pelle secca, questo è un olio perfetto perché va proprio a idratare la pelle e la rende più luminosa. Inoltre va anche a rigenerare, quindi se avete la pelle stanca, un po' grigia, un po' spenta, questo è un olio perfetto da utilizzare. Sono dei prodotti davvero ottimi, sapete che con Pixie mi trovo sempre bene, sono sempre contenta di ricevere aiuto i loro prodotti. Quindi direi di passare all'altro pacco che mi hanno mandato. E ta-da-da-da! Ecco qua, questa box è davvero bellissima. E anche qua abbiamo prodotti dedicati al, appunto, come si legge, al glow, quindi alla pelle del viso super super luminosa. Però stavolta si tratta di prodotti di make-up. Andiamo ad aprire il pacco e voilà! Cioè, guardate la meraviglia! All'interno ci sono due palette di illuminanti. Ora non ci sono perché li ho tolti, però contiene due palette di illuminanti. E poi ci sono 5 ombretti liquidi. Partiamo dalle palette di illuminanti. In ogni palette ci sono all'interno due colori. Li ho utilizzati già tutti e quattro, sono fantastici. Oggi indosso proprio uno di questi illuminanti, e se non ricordo male indosso questo oro rosa, cioè troppo bello, guardate quanto sono luminosi. Sono super super leggeri, non si sentono per niente sulla pelle e sono davvero davvero pigmentati. Volendo si possono utilizzare tranquillamente anche per andare ad illuminare il condotto lacrimale, o comunque da utilizzare sulla palpebra come ombretti, perché hanno una scrivenza davvero pazzesca, cioè li adoro, mi piacciono troppo e adoro tutte e quattro le tonalità. E poi ci sono i 5 ombretti liquidi dai colori nude, abbiamo l'argento, il bronzo, il dorato, il color champagne, cioè sono fantastici. Partiamo dalla prima colorazione, ecco qua. Innanzitutto il pack è molto
molto pulito, semplice, sembra quasi un lip gloss. E questo è un semplicissimo ombretto sui toni, sul bianco con comunque all'interno pearlescenza, sul viola, sull'azzurrino, sul lilla, insomma un bellissimo colore. Questo più che utilizzato su tutta la palpebra, mi piace metterlo nel condotto lacrimale per illuminare. Poi passiamo alla seconda colorazione, che invece è questo dorato. Questo è qualcosa di meraviglioso, cioè sono super super pigmentati. Il prossimo invece è questo, è oro rosa, che è anche lui meraviglioso, cioè forse uno dei miei preferiti. Poi il penultimo invece è questo marroncino. Anche questo è qualcosa di spettacolare, cioè adoro questi colori, mi piacciono troppo. Questo, adesso che lo guardo, mi piace ancora di più, più della prima volta, cioè sono troppo troppo belli. E l'ultimo è questo, anche lui super pigmentato, con una punta, è tipo color mattone. Questo è perfetto anche per l'autunno, cioè sono colori meravigliosi. In realtà sugli occhi ancora tutti non li ho provati, però vi posso assicurare che, cioè guardate, si può già tranquillamente vedere quanto sono pigmentati. Adoro, adoro, mi piace tutto. Poi passo a My Jolie Candle, che mi ha mandato questa meravigliosa candela. Se non lo sapete, all'interno di queste candele potete trovare un gioiello in argento e cristalli Swarovski. Ad esempio in questa candela è contenuto un anello. No ragazze, ci sono rimasta troppo male, non l'avevo ancora aperta, non l'avevo ancora tolta dal cartoncino, perché la volevo portare a casa nuova e accenderla là una volta trasferiti. Volevo tenerla proprio bella, appunto per casa nuova, però mi sono accorta adesso, tirandola fuori dalla sua confezione, che tutto il barattolino si è rotto, come si può sentire, si è rotto, e quindi niente, dovrò accenderla per forza. Comunque, a parte questo, ho scelto la profumazione Cupcake alle nocciole e vi posso assicurare che si sente tantissimo la nocciola, cioè il profumo di queste candele è qualcosa di meraviglioso, di paradisiaco. Ne ho già diverse oltre a questa che ho già acceso e lascio davvero un profumo in tutta la stanza, in tutta la casa, insomma dove la mettete, si sente tantissimo, è molto molto persistente. E bella anche l'idea di trovare un gioiello all'interno, peccato però per questo, anche perché era una delle mie preferite come profumazione, quindi non volevo utilizzarla qui ma volevo portarla là. Però mi stavo dimenticando una cosa importantissima: se anche voi volete provare queste candele, le My Jolie Candle, vi lascio un codice sconto del 10%, ve lo lascio scritto qua sotto nell'info box e qua in sovraimpressione. Avete 10% di sconto semplicemente scrivendo Giada Fra 10, se volete approfittarne e non ci guadagno nulla. Poi da Mercy Andy ho ricevuto questa box con all'interno un po' di prodottini che erano contenuti all'interno di questa sacchettina molto carina. Mi hanno mandato le loro novità, ovvero lo shampoo secco. Hanno introdotto nella loro linea di prodotti anche lo shampoo secco in tre profumazioni, che sono queste tre. Ecco qua, ragazze, vi posso dire che questa l'ho già praticamente finita, questo era il profumo di fiori, l'ho già praticamente finito. Ci sono all'interno 100 ml di prodotto. Io in realtà preferisco sempre lavare i capelli con lo shampoo e tutto quanto, però quando non ho tempo, sono sincera, ricorro a questi trucchettini, a queste piccole scorciatoie, e questo l'ho quasi finito, l'ho utilizzato 4 volte, sì, 4 volte, la prima volta per provarlo, poi un giorno perché è uscita dalla piscina e li avevo un po' bagnati ma non avevo tempo di lavarmeli, quindi mi sono spruzzata questo prima di andare al lavoro. L'ha provato anche mia sorella, insomma ce n'è ancora un pochettino, però credo che basterà ancora per un lavaggio, e sono davvero fantastici. Io lo spruzzo, ne spruzzo davvero una buona quantità, perché se non li posso lavare, comunque mi piace averli puliti e quindi utilizzo parecchio prodotto. Inoltre questi sono anche perfetti da portare nel bagaglio a mano, proprio perché sono 100 ml, quindi sono consentiti come quantità. Sono davvero ottimi perché vanno sia a dare quell'effetto di capello pulito e poi li vanno anche a rendere molto molto più voluminosi. È un prodotto che mi è piaciuto davvero molto. E poi mi hanno mandato un'altra novità, ovvero le salviettine opacizzanti, sempre nelle tre profumazioni. All'interno ci sono 50 salviettine opacizzanti, c'è uno specchietto
detto, e c'è la spugnetta. Anche questi li ho già provati, sono davvero ottimi perché vanno davvero a opacizzare, specialmente nella zona T. Io ne soffro un pochettino, quindi una confezione me la tengo sempre in borsa e in necessità mi passo una salviettina. Ce ne sono 50, quindi durano davvero un po' di tempo. Da Benefit invece ho ricevuto questi due prodottini, ho già buttato la borsina, però erano contenuti all'interno della loro shopper, e mi hanno mandato il nuovo blush Gold Rush. Si tratta di un blush illuminante, cioè è pazzesco, è bellissimo, mi piace un sacco. L'ho già utilizzato diverse volte perché dà quell'effetto rosato sulle guance con un tocco di luminosità, quindi come se ci fosse anche un po' di illuminante al suo interno. Davvero davvero ottimo, mi piace molto. E poi mi hanno mandato il nuovo The Professional Pearl, quindi è un primer che va sì a minimizzare i pori, però le rende l'incarnato più luminoso. Sapete che adoro la pelle luminosa, proprio bella bella luminosa, non mi piace l'incarnato spento, e quindi quando ho visto questo prodotto cioè me ne sono innamorata, perché si va a minimizzare i pori come con il classico The Professional, quello con il boccettino, la confezione tutta azzurra, però questo inoltre rende anche il viso leggermente luminoso, c'è proprio quell'effetto satinato molto molto carino. La texture è la stessa del Professional, quindi è abbastanza siliconico, però è un buon prodotto, mi piace, ogni tanto lo utilizzo perché minimizza benissimo i pori, però ha questo effetto glow che non mi dispiace. Da Sephora invece per il mio compleanno mi hanno regalato questa maschera all'argilla ossigenante, detossinante e ossigenante, che ancora però non ho provato. Me l'hanno data proprio perché sapete che quando c'è il vostro compleanno Sephora vi regala sempre l'omaggino, e sono andata a ritirarlo qualche settimana fa, però ancora non l'ho provato. Fatemi sapere se voi l'avete già provata o se anche voi l'avete ricevuta e l'avete provata, com'è, perché mi incuriosisce, però ancora non sono riuscita a provarla. Poi ho ricevuto da MAC un nuovo lip gloss nella colorazione Coconut Macaron. Innanzitutto il pack, guardate che bello, con la scritta Oh Sweet, con tutti questi confetti colorati, cioè sembra proprio un dolcetto, una caramella, e anche il profumo ricorda tantissimo quello di una caramella, cioè troppo buono. L'unica cosa, la colorazione mi piace perché comunque è un colore nude con un tono di rosa all'interno, con una punta di rosa rosato, però sulle labbra non mi piace molto, o sul mio viso non mi fa impazzire, quindi questo mi è capitato già di utilizzarlo per illuminare nella zona del condotto lacrimale, giusto appena appena, l'ho già utilizzato anche come gloss, però è un colore che non mi ci vedo molto su di me, forse perché è tanto tanto rosa e quindi rende anche i denti molto più gialli, e bello il pack, buonissimo il profumo, però è un colore che forse su di me non mi ci vedo molto, e quindi lo utilizzo di più sugli occhi. E l'ultimo pacco che ho ricevuto, e poi chiudiamo questo video, in realtà è un pacco ma con due prodotti, sono questi di Darfen, però mi sono arrivati soltanto l'altro giorno, quindi ancora non ho avuto modo di provarli, o meglio, questo l'ho già provato, si tratta di Mela Perfect, praticamente è un siero da utilizzare sia la mattina che la sera su tutto il viso, dopo averlo deterso, e sarà per andare a rimuovere le macchie, i piccoli segni che ci sono sul viso, e se si utilizza tutti i giorni, mattina e sera, per 4, dalle 4 alle 8 settimane dovrebbero notarsi dei miglioramenti. Io l'ho ricevuto qualche giorno fa, e da quando l'ho ricevuto lo sto utilizzando sia la mattina che la sera, perché ho comunque qualche piccolo segno, qualche piccola macchiettina sul viso, e voglio vedere se questo prodotto me lo va a rimuovere, quindi lo testerò per bene, poi fra 2 mesetti ve ne parlerò sicuramente meglio. E l'altro prodotto invece è questo, Soleil Plaisir. Si tratta di una protezione solare da applicare sul viso con SPF 50, quindi una protezione molto molto alta, e questo ancora non l'ho utilizzato. Volendo si possono utilizzare in combo, quindi prima si va ad applicare questo siero anti macchia e poi si applica su tutto il viso la protezione solare, appunto è protezione solare molto alta perché c'è un SPF 50, e da applicare su tutto il viso ovviamente bisogna utilizzare protezione solare quando si mette sotto il sole, perché altrimenti
occhietti, ci si scotta, ci si brucia la pelle, fa molto molto male, quindi ragazzi mi raccomando utilizzate le protezioni solari. Però io ancora questa non l'ho utilizzata proprio perché in questi giorni non ho avuto occasione di andare in spiaggia, di andare al mare o di andare semplicemente in piscina, ci sono stata giusto 10 minuti, quindi non ho messo la protezione sul viso proprio perché erano attoccate fuso in questi giorni. Spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia in questi 10 minuti, in questo quarto d'ora. Mettete un bel pollice in su di supporto per il canale, iscrivetevi per non perdere tutti i miei prossimi video e seguitemi anche su Instagram, mi trovate come GiadaFra91. Vi mando tanti tanti bacioni e ci vediamo presto, ciao!